Filippo Vaidanis nord-est e Leonardo Fabris centro-nord, che è proprio l'atleta che ha la miglior misura di accredito con 55,65. È alla partenza la seconda serie, quella da cui dovrebbero scaturire i vincitori di questa gara. Stanno andando sui blocchi i concorrenti. Nagoi, lo ricordo, fu terzo ai campionati italiani e quarto fu Giacomo Zuccon. Questa potrebbe essere la rivincita, diciamo, Cernegoi in terza e Zuccon in sesta. Vediamo come andrà a finire. Giacomo Zuccon e Cernegoi, ma anche in prima Ferrante, sono praticamente appaiati tra i concorrenti e forse la spunta Zuccon, che si tuffa per primo sul traguardo, 14,76, e diciamo che potrebbe essere, ecco, una rivincita per Zuccon nei confronti di Cernegoi, che l'aveva preceduto, nel corso dei campionati italiani di categoria. Cernegoi fu terzo e Zuccon fu quarto, rispettivamente con 14,35 e 14,37. Oggi il tempo ovviamente non può essere di quel livello lì, perché il vento soffia in faccia agli atleti. 14,75 per Zuccon, che va a vincere davanti a Cernegoi. No, il secondo è proprio Cernegoi con 14,83. E poi al terzo posto, no, Ferrante e Cernegoi. Quindi il secondo è stato Ferrante. Archiviati gli ostacoli, ora si toglieranno gli ostacoli. Ma ci siamo con le prime tre atlete classificate della gara dei 100 ad ostacoli. Ufficializza la premiazione Paolo Valente, presidente del comitato regionale Veneto. Nel giavellotto intanto abbiamo visto un lancio del numero 32, si tratta di 132 Alessio Gobbo. Alessio Gobbo dell'Atletica Mugliano, che ha un personale molto vicino ai 60 metri e ci è arrivato molto vicino. 58 potrebbe essere il suo personale questo, 58 e 60 per lui, la sua 59,14, primato personale per Alessio Gobbo, che proprio in questa circostanza ha trovato lo stimolo giusto per migliorarsi. E questo ha giustificazione, quindi ad ulteriore conferma che queste manifestazioni possono dare dei ottimi risultati. Abbiamo invece la premiazione della gara dei 110 ostacoli, con al centro del podio la portacolori del Veneto Nord-Est, dell'Atletica Nord-Est, Regione Nord-Est, Abigail Ghiedu, che ha vinto in 14,78 davanti a Lucia Quaglieri, seconda 15,08, ed Elena Marini 15,56. Questo è il risultato, diciamo, della gara dei 100 ad ostacoli donne, mentre sta proseguendo quella del giavellotto. E in pedana nel giavellotto abbiamo in questo momento Massimo Ross, proprio l'atleta favorito di questa gara. E seguiamo questo lancio di Massimo Ross. Se andiamo sulla pedana del giavellotto, eccolo inquadrato in questo momento, il friulano in forza, atleta della Bruniera Friulintagli, un personale di 67,05 metri. Eccolo in azione Massimo Ross, parte l'attrezzo, ma purtroppo non ha trovato le condizioni giuste per andare. Non era Massimo Ross questo, era Davide Minelli della Sardegna, mi pareva un po' strana la cosa. Era Davide Minelli della Sardegna, che ha un personale un po' diverso da Massimo Ross, 55,93, che comunque ha annullato il lancio perché non soddisfatto. Andiamo a vedere questo Jordan Zinelli, che in questa ultima stagione non ha ottenuto i risultati che lui sperava, ma che comunque è un ottimo talento che si è messo in evidenza nelle categorie giovanili e ora sta cercando di ritrovare la sua strada. Eccolo inquadrato Jordan Zinelli della Bentegodi Verona,
ha un personale di 61-97 in questa stagione, un lancio che se è nel settore purtroppo è nascosto dall'arco. Sì, è in settore, è in settore, e è un lancio poco superiore ai 50 metri, ma mi sembra che l'abbia annullato. Andiamo al secondo turno di lanci e andrà in pedana un altro dei possibili favoriti, Thomas Fabrizi, compagno di squadra di Jordan Zinelli, quest'anno secondo ai campionati italiani. Quindi qui c'è l'atleta veronese. È un buon lancio ancora per Jordan Zinelli, un buon lancio, ma che però è intorno ai 56-57 metri. E nel frattempo qui ci ha raggiunto una celebrità, diciamo celebrità. Sì, eccola, la vedremo tra poco inquadrata, vieni, sì, accomodati qua. Si tratta della vincitrice della gara dei 110 d'ostacolo. Intanto sei soddisfatta di questa gara di oggi? È a fine stagione, dunque va benissimo così. Ho fatto una buona stagione, dunque mi va bene così. Una stagione che è culminata con la vittoria ai campionati italiani. Sì. Cioè, sì, sì. E sei scesa al di sotto dei 14 secondi, sì, mi sembra buono. Sì, una cosa bellissima. I tuoi progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Bah, vediamo come andrà l'anno prossimo, perché non voglio fare dire qualcosa che... Prossimo anno sarai ancora junior tu, quindi... Secondo anno. È il secondo anno. Quindi se quest'anno tu non hai fatto i mondiali di... No, ho fatto gli europei. Gli europei, gli europei come è andata? Bene e male, potevo fare di più, però... Chi è il tuo allenatore? Renzo Chemello. Renzo Chemello, storico allenatore, sì, di ostacoli, che ha lanciato una serie di ostacoliste infinite. Sì, ex allenatore atlete di Gloria Hooper. Gloria, e anche di Gloria Hooper, sì, ovviamente, certo, sì. E quindi i tuoi progetti per il futuro, diciamo così, sono quelli di entrare nella nazionale assoluta, immagino. Sì, sì, anche. Scendere sotto i 14 secondi è già un bel traguardo, sì, però bisogna scenderci ancora un po'. L'anno prossimo anche un 13.50, 13.60 sarei anche contenta. Cosa dice Renzo? Lui dice lui che, dice ce, la ce la posso fare, dunque ce la posso fare. Quindi dai, avanti così, sì. Abigail Giedu. Sì. Abigail. E allora, adesso andrai a riposo, andrai a riposarti? Sì, sì. Quando è che riprendi la preparazione? Penso verso il 15 ottobre. Di ottobre. 15-20 ottobre, va bene, iniziamo. Anche più in là, via. Sì. E allora, molto e poi lunga. Farai la stagione invernale, l'indoor? Sì, lì quindi, punto un buon risultato. Quindi a confermare la tua supremazia in campo nazionale, almeno insomma. Sì. E avrai una bella concorrenza, perché ci sono delle, sì, giovani che stanno crescendo, sì, sì, quindi molto, però buono. Conoscendo la tua guida tecnica sappiamo che sei in una botte di ferro, sì, quindi ringraziamo Renzo Chemello per il grazie lavoro mille. E ti facciamo tanti auguri per, grazie, per la tua prossima stagione. Grazie mille. Okay. Grazie Abigail. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Ecco, abbiamo fatto due chiacchiere con Abigail Giedu, che è la vincitrice dei 100 ostacoli donne. Nel frattempo se Lisa Seppi ha saltato 5.32 nel lungo, si è migliorata leggermente, e nel frattempo si stanno preparando intanto le concorrenti dei 100 piani donne, 100 piani che è la prossima gara che si svolgerà in pista e in cui anche qui si correranno due serie. Nella prima serie le atlete con i risultati inferiori e nella seconda serie le atlete più qualificate, che avremo modo di presentare successivamente. Zona della partenza dei metri 100, si stanno preparando le concorrenti della prima serie. Abbiamo visto un lancio 54-44 nel giallotto da parte di Alessio Gobbo, ed ora in pedana
ha lanciato Alexandru Kishop dell'Italia centrale, che è un personale di 44-27, insomma è andato intorno al suo personale. L'Italia centrale, l'atleta in forza all'Atletica Gran Sasso di Teramo. Il prossimo a lanciare sarà proprio, dovrebbe essere Massimo Ross, secondo l'ordine di lancio dell'Italia Nord-Est, proveniente dall'Atletica Bruniera Fiorentagli. Vediamo se è così, si vede sul tabellone numero 2, eccolo Massimo Ross, e parte la fiondata dell'atleta friulano. Un buon lancio intorno ai quai, o superiore ai 63 metri, questo per Massimo Ross, il campione italiano di categoria. Vedremo quanto viene misurato adesso. Dopo di lui sarà Davide Minelli della Sardegna a lanciare. 63-44 per Massimo Ross, diciamo, direi che è una buona misura data la stagione, fine stagione, siamo agli scampoli di fine stagione ormai. Ecco, il prossimo a lanciare sarà Minelli, Davide Minelli della rappresentativa sarda. La rappresentativa della Sardegna è arrivata a questo appuntamento con una nutrita squadra, anche qualche individualista, quindi la Sardegna che presenta soprattutto nella velocità, nei salti, degli ottimi potenziali, anche qualche buon mezzofondista, avremo modo poi di seguirlo. E un lancio poco superiore ai 40 metri, questo di Davide Minelli, che forse sta risentendo un po' della temperatura che non è quella che consona alle sue zone di origine. E si sta avviando verso il lancio Jordan Zinelli della Bentegò di Verona, mentre vediamo, eccolo Jordan Zinelli che sta per partire per la rincorsa. Tecnica abbastanza raffinata questa di Jordan, e un lancio che va a cadere, un giovellotto che va a cadere intorno ai 56 metri. Mentre nel centro del campo vediamo la premiazione del peso, se andiamo ad inquadrare il podio. Premiazione del peso con la vittoria, il terzo posto Nicola Scapolo 11.85, seconda Jimenez Luna dell'Italia Nord-Est 12.40, e la vincitrice che è salita ora con il nuovo personale a 13.10, migliorato di un centimetro, ma vuol dire che fanno bene queste manifestazioni. Tanto abbiamo visto il terzo lancio di Fabricci che avvicina i 60 metri, sarà un lancio intorno ai 58, poco più. Escono dal campo le concorrenti della 58 e 56 per Fabricci, e il prossimo a lanciare sarà Alessandro Ferro, Italia del Sud. Alessandro Ferro, una buona spallata, un personale di 59 e 87, che in questo caso arriva, giallotto che in questo caso arriva intorno ai 56 metri grosso modo. Un buon lancio anche per lui. Società Cuspoggia, la sua società di origine, gareggia per la macro regione Italia Sud. Siamo quasi pronti anche con la partenza delle gare di corsa. Intanto stanno per partire i 100 metri donne, e nella prima serie vedremo partire in corsia 2 Elisa Lugli della Liguria, Cus Genova, la sua società accreditata di 12.42. In corsia 3 c'è Elena Sofia Sarcina della Italia del Sud, Athletic Team Barletta, accreditata di 12.70. In 4 Giulia Storti del Centro Nord, Interflumina e più Pomì, 12.55 il suo accredito. Corsia 5 Giulia Rubini della Liguria, Spectac to Fercola, Carispezia, la sua società, 2.12.50 il suo tempo di accredito. Sono 4 le concorrenti al via in questa prima serie, poi nella seconda avremo le atlete con i migliori tempi di accredito, con alcune concorrenti anche che hanno personali inferiori ai 12 secondi.
concorrenti sui blocchi della prima serie. Vento che nel frattempo sembra essersi leggermente calmato, ma soffia comunque sempre in faccia agli atleti. Partita la serie numero 1 con Giulia Storti dell'Italia Centro Nord, che nettamente avanti. Giulia Storti va a vincere davanti a Elisa Lugli con il tempo ufficioso di 12.76, che insomma non è proprio molto lontano dal suo personale, nonostante la brezza diciamo così ostile che l'ha ostacolata durante la gara, lei come tutte le altre ovviamente. 12.76 il tempo, vediamo se viene confermato il tempo della vincitrice. Storti 12.76, confermato. Nel frattempo sta volgendo al termine la gara del lungo e in pedana nel giavellotto abbiamo sempre Gobbo, Simone Gobbo dell'Atletica Mogliano, che effettua un altro buon lancio intorno ai 55-56 metri. Alessio Gobbo dell'Atletica Mogliano, 58-60 di personale, in questo caso ha lanciato a 54-78 e il prossimo a lanciare sarà Alessandro Kishop dell'Atletica dell'Italia Centrale. Nel frattempo stanno entrando verso la zona del podio i concorrenti dei 110 ostacoli e vedremo anche questa premiazione. E in pedana nel giavellotto va Massimo Ross, l'atleta che sta guidando la gara con un lancio superiore ai 63 metri, Bruniera Fiorentagli. Eccolo, terzo posto Cernegoi dell'Italia Nord-Est, l'udinese Malignani, la sua società 14.83, secondo Francesco Ferrante dell'Italia Centro-Nord, che ha ottenuto 14.82, Atletica Firenze Marathon, la società, e vince la gara con 14.75 per l'Italia Nord-Est, Giacomo Zuccon, che proviene dalla prolifica società del Treviso Atletica. Intanto andiamo ad inquadrare la partenza di 100 piani donne. Si stanno preparando le concorrenti. In corsia 1 c'è Irene Belinda Ogede dell'Italia Nord-Est, Quercia Trentingrana, ma anche lei proviene dal Veneto. In corsia 2 Giorgina Boateng dell'Italia Centro-Nord, della Interflumina e più Pomì, accreditata di 12.06. In 3 c'è Paola Forghieri, Centro Nord, Fratellanza 1864, con 12.08 di personale. In 4 c'è Giulia Vittoria Cagliari, d'Italia Nord-Est, con 11.88. In 5 c'è Ludovica Clementoni, Italia Centrale, dell'Atletica Aquila, 11.97 di personale. Ed in 6 Flavia Torretti, dell'Italia Centrale, Cariri, la sua società, 12.32 per l'atleta della Centro Italia del Centro. Cagliari, che è l'atleta più qualificata, è stata seconda ai campionati italiani con medaglia d'argento ai campionati italiani. Poi fra le protagoniste dei campionati c'è Giorgina Boateng, che fu quinta a Rieti ai campionati italiani. Giulia Cagliari, 11.88 di personale, proveniente dalla Bozen Raffaisen.
in corsia 2 e corsia 5 praticamente appaiate, Ludovica Clementini e Belinda Ogede. Vediamo 12 e 51 nel tempo rilevato, tempo ufficioso rilevato, che viene attribuito a Boateng, quindi Boateng vince, Georgina Boateng vince con tempo di 12 e 50, che come ricordavo, forse è utile sempre ricordarlo, tempi che influiscono purtroppo della negatività del vento contrario che soffia in faccia agli atleti. Nel gioiellotto intanto si vanno ad iniziare i lanci di finale, mentre nel lungo inizia il sesto turno di lanci, di salti, sesto turno di salti con Alessandra Antonacci dell'Italia Centrale, che sta per partire in questo momento con la sua rincorsa. Eccola inquadrata la concorrente della studentesca Cariri in forza, che sta portando punti per l'Italia Centrale, la formazione macro regione Italia Centrale. Un buon salto sembra questo, anche se è arrivata un po' frenando allo stacco. Iniziato in questo momento il sesto e ultimo turno di salti nel lungo, appena saltato Alessandra Tonacci dell'Italia Centrale. Vediamo la misura dell'Antonacci, pare il 5 e 11 per Alessandra Antonacci. Vediamo chi sarà la prossima ad andare in pedana. Sarà col numero 22 Arianna Franceschini, Italia Nord-Est. Liberta Samp, la sua società di origine. Sarà di 5.32, eccola, parte la rincorsa della Franceschini, mentre vediamo in pedana Jordan Zinelli in pedana del giavellotto. Quello che è inquadrato è il primo lancio di finale di Jordan Zinelli, il veronese della... Ecco, un buon lancio questo di Zinelli, che avvicina poco superiore, poco inferiore ai 58 metri. Con 57-87 il lancio di Fabrici, che sta crescendo. 57-87, un buon lancio questo da parte del veronese. Vediamo ora il prossimo che sarà a lanciare. Alessandro Fierro, questo è il lotto di Alessandro Fierro, che va a cadere anche per lui intorno ai 56 metri. Alessandro Fierro della Italia del Sud sfoggia la sua società di origine, 59,87 di personale per l'atleta pugliese, in questo caso 56,11, non male direi. Vedremo chi andrà ora in pedana nel giavellotto, mentre non in quel... Prossimo a lanciare sarà El Medi Erraiz dell'Italia Centro, Atletica Prato, la sua società, 60,56 di personale, quindi vediamo cosa riesce a tirar fuori da questo primo lancio di finale l'atleta toscano. Ancora un lancio discreto, intorno ai 56 metri, anche questo forse qualcosa più. Buono il salto di Giulio Marissanza, che comunque non migliora la performance quotidiana. Giulio Marissanza che vanta un campionato personale di... Tanto nel lungo c'è Mari Giulia Sanzia.
questo è il lancio che è stato misurato di Marisa Giulia Sanzi, 4,84 4,84 per Giulia Sanzi. Il lancio di Vittorio Giusto è giudicato nullo dalla giudice di pedana, mentre vediamo che si stanno preparando i concorrenti della prima delle, sono tre le serie previste per la gara maschile, una gara molto affollata questa. Tanto nel giavellotto c'è un buon lancio di Alessandro, di Alessio Gobbo. Sono schierati dietro i blocchi intanto i concorrenti della prima serie, Matteo Lessi della Liguria, società di origine Trionfo Ligure, in corsia 2, in 3 c'è per l'Italia del Sud Pio Giuseppe Spagnolo, Atletica Montefusco di Lecce, in corsia 4 c'è Francesco Lama dell'Italia Centro Nord. Francesco Lama non ha tempo di credito ma è un atleta abbastanza qualificato, atleta di prove multiple che potremo vedere anche nel, forse anche nell'asta, e in 5 c'è per la Liguria Alberto Serpilli, Maurina Olio Carli. L'atleta più qualificato con 11-1 è Giuseppe Pio Spagnolo sulla carta. Intanto è arrivato il capo dei capi, per noi veneti lui è il capo dei capi, e è arrivato il professor Paolo Valente, che è colui che ha fortemente voluto questa manifestazione e al quale io chiederei di spiegare il senso di questa manifestazione per macro regioni. Sì, è nata dall'idea di valorizzare gli atleti di questa categoria juniores che non appartengono più all'elite nazionale e quindi non si trovano più al centro dell'attenzione, dopo magari esserlo stati nelle categorie precedenti, da cadetti e da allievi. Questo può essere anche un motivo per diminuire le motivazioni e l'attività e quindi per anche allontanarsi definitivamente dall'attività. Ecco, noi abbiamo voluto e pensato questa attività non rivolta agli atleti d'elite della categoria, ma proprio agli atleti, come dire, di seconda fascia, che devono avere degli appuntamenti che possono essere per loro stimolanti e motivanti, appunto, come dicevo. Credo, tra l'altro, nel progetto che quest'anno, diciamo così, questa manifestazione, la manifestazione zero, che poi con il confronto interno ai comitati regionali e alla FIDAL si vedrà di introdurre quelle correzioni che si riterranno necessarie per creare un interesse ancora maggiore, un coinvolgimento ancora maggiore, e al quale procederemo nei prossimi giorni immediatamente, in modo da progettare nel miglior modo la manifestazione, la prima edizione effettiva del prossimo anno. Ecco, noi con queste, appunto, vogliamo valorizzare questi atleti di seconda, valorizzare ancora questi atleti di seconda fascia, che all'interno dei quali sicuramente ci sono ancora dei ragazzi e delle ragazze che non hanno espresso al massimo le loro capacità. Sì, in questa zona del nord-est si stanno effettuando manifestazioni di grande interesse. Abbiamo visto la settimana scorsa il finale oro del campionato di società, oggi c'è questa manifestazione per macro regioni che andrà un po' a chiudere quella che è l'attività, diciamo così, di alto livello del nord-est, ma ci andiamo incontro ad una nuova stagione e sappiamo che a Padova è diventato uno dei fulcri, cioè due sono i poli dell'attività indoor. Cosa c'è in programma a Padova per questa prossima stagione? Beh, per la prossima stagione invernale diciamo che abbiamo ancora in programma una fitta, diciamo così, un fitto programma di